Pensiamo soltanto al fatto che Nilla Pizzi, per esempio, mi sembra nel 52, 3-4 addirittura, se non erro, addirittura, no, addirittura Nilla Pizzi, signora, addirittura, anche perché erano 3, erano 4 i cantanti. Ma addirittura Nilla Pizzi nel 52 vinse i primi 3 posti. Con Vola Colombo al primo posto, Papaveri e Papere, chiedo scusa, al secondo posto e Una donna prega al terzo posto. Certo, 3, ma erano loro 3. Certo. Carla Boni, Nilla Pizzi, Gino Latilla e forse Consolini, ma partecipavano a questo festival in 3-4, adesso siamo 20. Tra l'altro diciamo che Lady Luna aveva due autori d'eccezione, Armando Trovajoli e Dino Verde, insomma. Verde Trovajoli. In coppia con Gini Fontana, però con Umberto Binti chiaramente ebbe questa soddisfazione appunto della finale. A Lady Luna l'ho cantata con Jimmy Fontana? Con Jimmy Fontana, sì. Ah sì? Ah. Non mi dire chi sei invece con Binti. Con questa con Binti. E arrivammo, mi pare, quinti. Lo sa lei? Siete arrivati esattamente ottavi. No, le dico subito, siete arrivati ottavi, certo. Ottavi, vero? Ottavi con Binti. Quindi io dopo non mi dire chi sei. Ho detto basta, non voglio più fare il Festival di Sanremo. Mi sono chiusa nel mio Aventino e nel 62 ho cominciato a fare la soubrette in rivista, la prima donna nelle commedie musicali. Via via fino al 66 e poi ho cambiato completamente vita e ho fatto l'attrice di teatro. Signora Martino, lei cosa... Io poi non mi ricordo niente di quello che... Mi ricordo di Dorelli che mi prendeva in giro, perché io ero molto piena di denti. E quindi quando facevo La vita mi ha dato solo te, e c'era Dorelli che faceva il gesto con le mani, le metteva come se fossero dei rastrelli, facendo il terzinato con i miei denti, con l'imitazione dei miei denti. Questo me lo ricordo. Mi ricordo di Vilma, di Betty Curtis, ma poi non partecipavo anche alle emozioni che avevano anche gli altri. Non ho ricordi. Ero molto, forse snob, non lo so che ero. Vabbè, quello che ci sta dicendo, però questi aneddoti sono già dei ricordi. Sì, dei ricordi, ma le sensazioni, le emozioni che ho provato non me le ricordo, perché ero piuttosto distaccata, ecco, questo mi ricordo che non ero partecipata, mentre gli altri erano pieni di ansia, io invece non ce l'avevo, le ansie mi sono venute dopo. Senta, vabbè, naturalmente dopo ha iniziato una carriera folgorante appunto nel teatro, nella rivista. Ho avuto delle grosse soddisfazioni, sia in teatro che discograficamente, con un decennio di lavoro fatto con Ennio Morricone, proprio ci ho parlato ieri io con Ennio facendogli complimenti, e abbiamo fatto delle cose stupende con lui, due LP delle canzoni napoletane classiche, un LP delle canzoni di sempre, poi tutti gli arrangiamenti, per esempio lui ha fatto l'arrangiamento di Solitudine, Festival di Napoli nel 59, e poi tutte le cose, tutti gli arrangiamenti di tutti, mi erano fatti tanti, 1045 giri, una decina di LP, insomma ho fatto tanto, ho lavorato tantissimo, poi quando ho fatto il Gran Rifiuto nel 67, che dal 57 al 67 che me ne sono andata via dall'RCA perché dicevo che non mi consideravano più una cantante di grido, perché non mi facevano fare i 45 giri, pensi che imbecille che ero, perché invece loro, la RCA, aveva intenzione di farmi fare 4 LP, commedie musicali americane, quelle italiane, il folk, infatti l'anno dopo lo fece la Cinquetti con un grande successo, e le operette, feci le operette, questo doppio LP di operette, poi me ne andai. Comunque, signora Martino, per quanto... altre cose che poi sono franate tutte. Una cosa, per quanto, cioè, a parte la sua esperienza, ma quanto è importante il festival per un artista, per un cantante? Ma è importantissimo, ma io non lo capivo quell'epoca, perché se io fossi stata meno scema e meno anche altezzosa, anche orgogliosa, perché non è entrata in finale, dovevo continuare, come hanno fatto tutti, la Cinquetti, certo.
la Milva che ne ha fatti 15, non andava, non entrava in finale, vabbè, ma continua. Però diciamo che l'anno in cui lei è entrata in finale fu un anno molto particolare, tra l'altro che in qualche modo è stato, sì, nel 61 è stata partorita poi una canzone che è rimasta proprio veramente nella storia di, diciamo, mondiale della canzone italiana, e che appunto era arrivò seconda, tra l'altro, e che era cantata appunto da Adriano Celentano e Little Tony, che era 24.000 baci. Beh, quella fu stupenda. Poi bravo lui, poi lo adoro Celentano, quindi è stato straordinario, era veramente una vitalità, un'energia diversa, un modo di cantare diverso, ma la stessa Mina con le bolle blu aveva inventato uno stile. Noi, quando l'ho sentita per la prima volta, dicevo, ma questa chi è sta pazza che cantava nessuno, ti giuro, ho detto, ma è pazza. Poi mi sono resa conto, siccome io sto facendo uno spettacolo sui miei anni 60 e racconto questo aneddoto, tutti gli aneddoti, gli incontri con i cantautori che ho avuto io, fra l'altro, e perciò Mina ha creato uno stile, ha creato un modo di stare davanti alla cinepresa, alla macchina TV, insomma, rutilando queste braccia stupende che aveva, questo modo di muoversi. Noi eravamo tutte imbalsamate, non sapevamo muoverci, non sapevamo veramente atteggiarci davanti alla telecamera, eravamo imbranate, insomma, io parlo per me, parlo forse anche per qualche altro. Perciò anche lei deve tanto al festival, praticamente, da come ci sta dicendo. Ma sicuramente, come primo festival 59, per 3 minuti che sono comparsa, ho avuto un nugolo di serate, mi hanno chiamato da tutte le parti, per 3 minuti, perché non entrando in finale mi hanno visto per 3 minuti, ma io forse avevo un tipo di eleganza che alla gente, soprattutto ai critici, piacevo molto. Però insomma sono stata sfortunata in questo caso, non ho venduto dischi in quel caso lì, non so mi dire chi sei se ha venduto o no, ma insomma gli altri niente. Un'ultima domanda. Se lei... Io sono molto, molto obiettiva nel riguardo delle canzoni, ma diciamo anche la verità che all'epoca non avevamo la possibilità di sceglierci le canzoni, noi obbedivamo come dei soldatini alle, certo, case discografiche, non potevamo avere, se io avevo un po' di personalità me la stroncavano, non c'era possibilità di dire no, non la voglio fare. Miranda, senta, che mi davano 10.000 lire a pezzo, senta, quando io cantavo e dovevo cantare anche i pezzi di Sanremo che non erano miei, e loro, io cantavo, mi pagavano quello.